Bentornati a Ducos. Bentornati. Abbiamo qui con noi un'attrice con gli occhi, Samara Ferragni. Ciao Samara, come stai? Tutto bene? Tutto bene. Ti abbiamo visto nella clip poco fa di Operazione Mario. Raccontaci, com'è stato? È stata un'esperienza fantastica, assolutamente un'esperienza pregna di significato, divertentissima, che mi ha lasciato tanto, tanto, tanto nel cuore. Vogliamo dire, sei anche influencer sul web? Sì, a me insomma non lo so però tanto, perché sono un po'. Ma ti piace essere influencer? Sì, diciamo di sì, però sai, non proprio veramente. Non c'è tempo, è il cameraman per l'influencer. Il cameraman per l'influencer. Ci hanno tagliato il budget, dobbiamo fare tutto noi. Scusami, è come il comitato. Abbiamo il comitato. Vabbè, ma tu hai questa giacca carina con questa t-shirt verde oggi, proprio con gris stream. No, volevamo ricordare che la nostra Samara è candidata come miglior attrice al Festival di Tortini a Taro. Sì, per la mia prova con il green screen, ovviamente mi è valsa la nomination. Anzi, addirittura madrina, dicono, oltre che candidata, quindi è una bella soddisfazione. Sì, anche lì ci hanno tagliato il budget, quindi... Fa tutto lei. Tutto lei. Beh, c'è una che parla da lontano che la paghiamo, scusate. Vabbè, è inutile che ti diri, insomma. Sì, ti di, ma questa manco sa parlare, basta. Io con tutti questi titoli perché io ho più follower di te, quindi sei solo una poretta. Andiamo dagli influencer. L'influencer non si sente in forma. Gli altri sono vaporizzati. L'influencer che aspettava di fare una domanda con Ducos, credo che quello sia un influencer purtroppo del 1999. Esatto. La prima edizione, sì. Fare una domanda e non c'è riuscito, non c'è tempo. Grazie per essere stata con noi, grazie a tutti. Salutiamo naturalmente la nostra Martina Dell'Ambra e appuntamento con noi quando è? Giovedì prossimo. Ah, la stagione lo lanciamo.